Ben ritrovati, il nostro appuntamento con l'informazione apre subito una finestra importante sulle novità che riguardano la partita di domenica allo stadio Arechi, decisiva per la Salernitana. C'è il piano predisposto dalla Questura di Salerno per garantire ordine e c'è soprattutto la conferma anche ai nostri microfoni del vicequestore sull'ampliamento dei posti a disposizione per i Granata, ma per tutti i dettagli, il primo servizio di oggi. Saranno 1.000 i posti che andranno ad aggiungersi alla capienza totale dello stadio Arechi di Salerno, messi a disposizione dei tifosi Granata della Curva Nord. Ad ufficializzare la notizia attesa per la partita di domenica sera alle ore 21 tra Salernitana e Udinese è stata la Questura di Salerno, che ha dato il via libera per l'utilizzo del settore relativamente al solo anello inferiore lato distinti. I tifosi Granata potranno seguire la partita dalla Curva Nord, entrando dal settore distinti in maniera da permettere l'utilizzo di un tornello per i tifosi dell'Udinese, che troveranno una sistemazione al lato. A spiegarlo questa mattina è stato il vicequestore di Salerno, Pasquale Picone, che oltre ad ufficializzare l'apertura della parte inferiore della curva nord, è entrato nel merito del piano traffico e della sicurezza. Sì, abbiamo fatto un lavoro di analisi di quelli che sono i flussi di transito verso lo stadio, quella che è la grossa voglia di partecipare a questo evento, e siamo riusciti a ricavare una parte della curva da destinare nel numero di 1.000 posti ai tifosi della Salernitana in una condizione di sicurezza, consentendo l'accesso a questi tifosi dall'ultimo tornello dei distinti. La curva nord è aperta, non è che è chiusa, la curva nord è destinata al settore ospiti. Quella curva nord ha delle condizioni di sicurezza che vengono rispettate nel momento in cui ci sono dei percorsi separati tra le due tifoserie. E per poter realizzare questi percorsi separati, l'unica soluzione era quella adottata. Quella di domenica dovrà essere una domenica di festa, da qui l'appello alla tifoseria a viverla come tale, un invito ad utilizzare la metro per meglio gestire il traffico veicolare, annunciando anche l'ipotesi di una festa all'interno dello stadio a fine partita e allo stesso tempo un piano traffico nella zona centrale della città di Salerno, sia su Via Roma che sul lungomare Trieste, che all'occorrenza potrebbero essere interdette al flusso veicolare. La Questura di Salerno ha messo a punto tutto il piano per garantire la sicurezza e la gestione della viabilità anche oltre lo stadio per l'intera città di Salerno, ma è necessario, ha detto il vicequestore Picone, che ci sia una cittadinanza rispettosa delle regole civili. Invitiamo tutti i tifosi che vengono allo stadio, o la maggior parte dei tifosi che vengono allo stadio, ad utilizzare la metropolitana. Abbiamo chiesto delle corse aggiuntive, abbiamo chiesto dei vagoni aggiuntivi della metropolitana per consentire di snellire il traffico veicolare verso lo stadio. Ovviamente tutti quanti ci auguriamo, incrociamo le dita, che il risultato vada verso una certa direzione, e quindi poi sicuramente ci saranno delle comunicazioni anche da parte della società relativamente a quello che si vuole organizzare all'interno dello stadio, in modo tale da concentrare quello che è l'auspicio di tutti in una festa di popolo che parte dallo stadio e si esaurisce allo stadio. E abbiamo adottato delle misure anche che riguardano il piano traffico nella zona centrale, con una limitazione di traffico su Via Roma e sulla strada del lungomare, Via Una Trieste. partita in serale, in notturna, è il caso di dire, ci sarà un potenziamento delle forze dell'ordine proprio per garantire maggiore sicurezza. Non sarà facile gestire l'enorme flusso e di traffico e di tifosi. Guardi, sul discorso del potenziamento, sicuramente un evento del genere avrà una giusta considerazione da parte delle forze dell'ordine. C'è la questura che, ovviamente, con le altre forze dell'ordine, seguendo anche le indicazioni che ci vengono dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, che sta adottando ogni possibile strategia per contenere, gestire. Ma se si contiene, se si gestisce con l'intervento delle forze dell'ordine, è ancora più importante che ci sia una cittadinanza rispettosa delle regole civili. Niente più di questo. Bene, naturalmente torneremo ad occuparci della gara nella parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Sul fronte della cronaca invece c'è un'altra partita che si sta giocando all'interno del comune di Salerno ed è quella sulle Fonderie Pisane. Oggi c'è stato il secondo incontro del tavolo operativo che vede seduti attorno tutti gli enti interessati. Oggi è stata la volta della regione dare delle delucidazioni anche su quelle che sono state le autorizzazioni concesse negli anni passati allo stabilimento di Fratte.
Al momento non ci sono le condizioni per disporre la chiusura delle fonderie Pisano, mentre ferma la decisione per la delocalizzazione dello stabilimento di Fratte. Gli organi competenti devono individuare un criterio di causalità, causa-effetto con le morti, comunicarlo per iscritto e solo così si può intervenire con provvedimenti drastici, ma al momento non è dimostrabile. Lo ha detto questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, prendendo parte al secondo incontro del tavolo di approfondimento tecnico sulle fonderie Pisano che si è svolto nella sala giunta del Comune di Salerno. L'azione del tavolo tecnico voluto e nato su iniziativa del presidente della Commissione Ambiente Arturo Iannelli per provare a risolvere l'annosa situazione legata alle fonderie Pisano di Salerno serve proprio per verificare le ricadute delle emissioni dell'impianto sull'ambiente e le persone e provare a trovare una soluzione proprio per chiarire tutti gli aspetti legati al caso dello stabilimento di Via dei Greci. Stamani, nel corso dell'incontro che ha visto insieme responsabili regionali e comunali, il consigliere comunale Catello Lambiase del Movimento 5 Stelle, il presidente dell'ASI Antonio Visconti, è stata presa in esame la relazione sui dati del registro tumori della provincia di Salerno, con particolare riferimento a quelli relativi alla Valle dell'Irno forniti dall'ASL di Salerno, quella sulle autorizzazioni integrate ambientali concesse dalla Regione Campania, nonché la relazione degli interventi di controllo sulle emissioni in aria, suolo e acqua da parte dell'ARPAC di Salerno. Sono intervenuti nel dibattito l'assessorato all'ambiente della Regione Campania, nella persona del direttore generale regionale del ciclo delle acque e rifiuti, il dottor Antonello Barretta, il presidente dell'ASI di Salerno, Antonio Visconti, sullo stato dell'arte della delocalizzazione. Come Regione Campania siamo stati impegnati a lungo sulla vicenda delle fonderie Pisano, in primis per facilitare la delocalizzazione perché quell'area non è più idonea alla prosecuzione dell'attività industriale, di un'attività industriale di quel tipo, dall'altro lato nelle more della delocalizzazione per assicurare la continuità aziendale e per la salvaguardia dell'occupazione abbiamo chiesto e ottenuto l'adeguamento dell'impianto. Adesso però è tempo che l'azienda provveda in maniera molto attenta e rapida alla delocalizzazione. Frattanto ci sono due binari, da un lato ci sono le accuse da parte anche dei comitati rispetto alla correlazione tra dati di mortalità e dati di inquinamento, dall'altra c'è un percorso avviato da tempo dai Pisano affinché si possa effettuare questa delocalizzazione, ma di fatto al momento non c'è alcun cammino. Allora, sul piano del nesso di causalità ci sono gli organi sia di carattere giudiziario penale sia di carattere sanitario che stanno facendo i necessari approfondimenti e quindi attenderemo gli esiti di questi dati. Sul piano della delocalizzazione, per i dati che noi abbiamo, per le notizie che noi abbiamo come Regione Campania, l'azienda ha acquistato il lotto e quindi deve procedere rapidamente al giudizio di compatibilità ambientale per poi prendere l'autorizzazione e realizzare l'impianto. La società Fonderie Pisano ha acquistato il lotto a margine di una procedura a evidenza pubblica. In maniera legittima quel lotto è stato assegnato, noi nelle fasi di assegnazione abbiamo rispettato le prerogative del territorio perché nelle more si è determinato un cambio urbanistico o la voglia di imprimere una nuova destinazione, ci sono stati dei procedimenti, a cavallo dei procedimenti ci sono state le fasi di assegnazione, quindi è una vicenda che richiede un equilibrio tra le prerogative del territorio, che attualmente sono sub iudice perché pende un giudizio al Consiglio di Stato, e la legittima aspettativa di un'azienda che ha acquistato un grosso insediamento produttivo, lo ha ritenuto idoneo al proprio investimento, ha presentato un progetto industriale presso l'associazione industriale, coinvolgendo parti scientifiche e parti tecniche, quindi riteniamo che di qui a breve si dovrebbe avere un quadro un po' più chiaro della vicenda. Una delocalizzazione quindi che è legata più ad aspetti giudiziari che a una volontà dell'impresa? Apparentemente sì, cioè allo Stato quello che in qualche modo frena l'insediamento è il giudizio nel quale il comune di Buccino è stato coinvolto per via dell'impugnazione della proposta di variante urbanistica che ha predisposto.
E sarà più chiaro il quadro nelle prossime ore anche per quanto riguarda un'altra problematica, quella della gestione del verde pubblico nella città di Salerno. Come annunciato dal sindaco proprio a margine dell'incontro, della sua partecipazione all'incontro sulle fonderie Pisano, oggi l'apertura delle buste per la gara d'appalto. Erba alta ovunque, una città sofferente sul fronte della manutenzione del verde. Sebbene ormai da giorni sia al lavoro la ditta Agriverde, assegnataria della gara per l'appalto ponte e della manutenzione delle aiuole della città di Salerno, che dal 2 maggio scorso sta effettuando il taglio dell'erba alta, ad oggi la situazione non è particolarmente cambiata, ma il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, confida che nel giro di poco tempo tutto possa tornare alla normalità. Proprio oggi, infatti, dovrebbe essere attribuita la gara dei capi strada con l'apertura delle buste che porterà alla giudica della gara. Per la ditta, che dovrà invece occuparsi della cura dei parchi, servirà ancora un po' di tempo. Io sono sofferente al pari dei miei concittadini. Naturalmente io, nel soffrire, tendo di fare degli atti amministrativi. Quest'oggi si dovrebbe riunire, dovrebbe essere aggiudicata la gara per i capi strada. Questa mattina è stata convocata la seduta pubblica per l'apertura delle buste e quindi dovremmo aggiudicare il vincitore della gara. Scaramanticamente tengo a far presente che, siccome siamo in Italia, sicuramente uscirà qualche cavillo, qualche cosa che ce lo impedirà, lo dico in modo tale che, come dire, lo esorcizza, ma se tutto va bene, come mi auguro e credo, oggi sapremo chi è la ditta che si è aggiudicata i capistrada. Per la ditta invece che si dovrà aggiudicare la tenuta dei parchi, credo che sono state prodotte le offerte dagli interessati e rapidamente si passerà all'esame delle stesse. Nelle more l'assessore Natella ha predisposto degli atti provvisori, diciamo degli atti tampone, officiando una ditta per fare dei lavori, diciamo, di somma urgenza, sarebbe per dire, in città, e tenere fino a poi all'approvazione delle gare. Siamo stati in una situazione di difficoltà, ne stiamo uscendo per la strada maestra, subendo qualche ritardo e prendendoci giustamente anche le recriminazioni dei miei concittadini. Stiamo andando avanti, lo facciamo con serietà, con attenzione, scandendo i tempi previsti per evitare che per fare troppo presto si faccia male, e quindi credo che tra qualche giorno dovremmo tornare in una situazione ordinaria che ci aiuterà tutti. Nel frattempo l'Agriverde in 15 giorni non è riuscita a fare tanto, evidentemente gli operai al lavoro non sono tantissimi e le situazioni di disagio della città sono molto più ampie. È un cimento importantissimo, vi renderete conto. La cosa si risolverà in via definitiva quando avremo obiettivamente le ditte vincitrici di gara che potranno operare con strumenti e con una potenza adeguata. Perché così, questo l'ho detto, è una situazione tampone a cui va dato merito all'assessore Natella di aver messo riparo. Intanto questa mattina al Comune di Salerno si è riunita anche la Commissione Annona e Turismo, nel corso della quale hanno partecipato anche il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Elardi, e la responsabile di Confcommercio Campania, Annarita Colasante, proseguendo nella collaborazione intrapresa con la Giunta Comunale, in particolare con l'assessore Alessandro Ferrara. Le sigle datoriali hanno espresso disponibilità ad organizzare, a cura delle competenti articolazioni settoriali di Confcommercio, 3 giornate di accoglienza dei turisti che sbarcano a Salerno dalle navi da crociera, con visite guidate ai principali siti culturali di interesse cittadini, Palazzo di Città, la Pinacoteca, la sede storica della Camera di Commercio, la Cappella di San Pietro a Corte, naturalmente il Duomo, la Chiesa di San Giorgio, i Giardini delle Minerve, con tappe anche presso esercizi commerciali e pasticcerie storiche. Sia urgentemente consegnato, si legge in una nota, le strutture ricettive ai croceristi un congruo quantitativo di mappe illustrate della città allo scopo di orientare i turisti durante la loro permanenza a Salerno. Siano realizzati il completamento e la focalizzazione dell'app Visit Salerno sostenuta dal Comune di Salerno, sia garantita, infine si legge nelle proposte di Federalberghi, una free Wi-Fi free zone quantomeno nelle aree più frequentate dai turisti italiani e stranieri.
Ci occupiamo ora di ambiente perché c'è una buona notizia. Ecoambiente è riuscita a dimezzare i costi necessari per la gestione delle discariche. Discariche chiuse sono 5 quelle gestite dalla provincia di Salerno, ma che devono essere comunque gestite e messe in sicurezza. Si è abbassato a 2.339.000 euro il costo di gestione delle 5 discariche di rifiuti presenti in provincia di Salerno. Anche se la loro operatività è terminata da tempo, per legge bisogna prendersene cura per i prossimi 30 anni. Un compito che viene svolto da Ecoambiente, la società operativa dell'EDA. Le discariche gestite sono Costa Cucchiara nel comune di Polla, la cui operatività è terminata nell'ottobre del 2001, Macchia Soprana nel comune di Serre, che fino al 2008 ha accolto 700.000 tonnellate di rifiuti, e poi la maxi discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano, che ha chiuso i battenti nel 2017 e dove sono state sversate 1.975.000 tonnellate. Basso dell'Olmo nel comune di Campagna, che ha terminato la sua operatività già dal 2006, e infine Sardone. Nei costi di gestione, oltre a quelli delle discariche, sono compresi pure i 3 siti di stoccaggio delle ecoballe, situati a Persano, nell'ex Stir di Battipaglia e a Coda di Volpe, quest'ultimo sito ormai svuotato. Accanto alla gestione e manutenzione ordinaria, ha detto il presidente di Ecoambiente Vincenzo Petrosino, ci occupiamo anche degli aspetti più generali della messa in sicurezza. Per Sardone e Basso dell'Olmo, nello scorso mese di settembre, sono stati realizzati i progetti di fattibilità tecnica ed economica finalizzati alla messa in sicurezza, alla rinaturalizzazione del sito e alla chiusura definitiva. Per Sardone si tratta di un completamento per il quale si prevede una spesa complessiva di 385.000 euro, mentre per Basso dell'Olmo, nel comune di Campagna, il progetto è molto più consistente. Si prevede una spesa di quasi 6 milioni di euro. Ora l'EDA è in attesa dei finanziamenti regionali per entrambi gli interventi. A proposito di ambiente, la provincia di Salerno è anche impegnata nel progetto per il risanamento dei corpi idrici ed è stata appaltata, questa è l'ultima notizia, a tempi di record, la gara per la condotta sottomarina a minori, che viene realizzata tra l'altro con una tecnologia di scavo estremamente innovativa e consentirà di condurre gli scarichi pretrattati a circa 600 metri al largo della costa, così da creare praticamente una barriera invalicabile al passaggio dei reflui in superficie. La tecnica permette, si legge in una nota, di evitare scavi a cielo aperto con un impatto ambientale limitato e con particolare rapidità operativa. E a Capaccio Pestum invece questa mattina il sindaco Franco Alfieri ha tagliato il nastro al SUAP, lo sportello per le attività produttive. Ecco qua. Credo che quando si parla di attività produttive, di attività di commercio artigianato, di attività turistiche, ma in generale tutte le attività produttive, dobbiamo avere grande attenzione. Non sono solo attività produttive, io credo che al sud, e lo posso dire senza tema di smentita, quando parliamo di impresa, qui c'è l'esatta coincidenza tra impresa e famiglia. E quindi la città di Capaccio Pestum, ma tutti i comuni debbono avere grande attenzione, nel supporto, nel servizio alle imprese, e quindi questo lo si può fare soltanto con uffici dignitosi, con personale adeguato, con programmi che siano rapidi nell'essere collegato anche con altre amministrazioni. Insomma, bisogna offrire servizi rapidi, veloci alle imprese per non far perdere tempo e soprattutto accompagnare le imprese nei processi di sviluppo, nell'apertura di un'attività, nei momenti di difficoltà. Io la vedo così. La pubblica amministrazione deve essere al fianco e deve accompagnare, non deve essere ostile. E se ci sono motivi di ostilità, non sono dovuti alla pubblica amministrazione, ma sono i dipendenti che non interpretano bene il ruolo. Ma io sono convinto che anche questo dato culturale, questa mentalità, questi residui che ci sono, quando c'è una politica forte che la fa con spirito di servizio, con passione e che svolge anche un'attività di merito e di controllo, credo che tutti gli uffici
svolgeranno bene la loro funzione. È una notizia di cronaca che arriva da Battipaglia. Due persone conviventi, un uomo e una donna, sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di concorso tra loro quali responsabili di una tentata rapina aggravata. Tutto parte dalla denuncia di una donna extracomunitaria che aveva denunciato di essere stata vittima a marzo di un tentativo di rapina effettuato da un uomo ed una donna mentre si trovava nella sua abitazione. La donna aveva denunciato di essere stata minacciata mediante un coltello e anche di una presunta arma da fuoco. Soltanto l'intervento di una conoscente aveva evitato che il tentativo dei due rapinatori andasse a lieto fine per i rapinatori. Le indagini, che si sono avvalse anche di registrazioni di filmati con impianti di videosorveglianza nei pressi dell'abitazione della donna, hanno permesso di documentare la fuga dei due rapinatori e anche gli abiti indossati dagli stessi. Raccolti quindi una serie di elementi, oggi sono scattati gli arresti domiciliari per le due persone. E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata alla sicurezza. Parliamo del progetto di Sala Consilina, i vigili urbani dotati di una speciale telecamera. Venerdì 20 maggio alle ore 20, Consiglio Comunale a Sala Consilina in prima convocazione, nel corso del quale saranno affrontati e discussi diversi argomenti, tra cui anche il regolamento per l'utilizzo di body cam e dash cam in dotazione agli agenti di polizia municipale. Una novità assoluta che porta il comando vigili di Sala Consilina ad essere all'avanguardia, in quanto primo nella provincia di Salerno e tra i primi nel sud Italia a dotarsi delle strumentazioni video, che si stanno invece diffondendo nel centro nord, dove già diversi enti comunali hanno adottato la nuova tecnologia a tutela delle comunità locali. Dal garante per la privacy lo scorso settembre 2021 è arrivato l'ok per l'utilizzo da parte delle forze dell'ordine delle telecamere indossabili, specificando anche che contesto ed in quali situazioni potranno essere utilizzate. Il comune di Sala Consilina, guidato dal sindaco Francesco Cavallone, quindi si attiva per dotare gli agenti della polizia locale delle apparecchiature che, per ciò che riguarda le body cam, saranno utilizzate da agenti individuati dal comandante Felice Mollo, previo un corso di formazione per il loro utilizzo da parte dell'agente o degli agenti che saranno individuati, mentre la dash cam, ossia la videocamera per i veicoli, sarà installata su un nuovo mezzo che a breve sarà acquistato dall'ente comunale per ampliare il parco macchine della Polizia Municipale. L'arrivo del nuovo comandante Felice Mollo alla guida della Polizia Municipale di Sala Consilina porta quindi con sé una serie di novità importanti che stanno potenziando il servizio su tutto il territorio. A breve, infatti, oltre all'acquisto di un nuovo veicolo, è previsto anche l'avvio del concorso per nuovi agenti che arriveranno a Sala Consilina e che consentirà anche di definire gli agenti che saranno chiamati ad indossare le body cam previo il corso di formazione speciale. Le body cam, infatti, pur installate sulle divise degli agenti in maniera visibile, non potranno essere attive sempre, ma l'agente autorizzato potrà attivarle solo in casi ben specificati e di fronte a ben precise fattispecie di reato. In vista quindi dell'arrivo delle nuove apparecchiature, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cavallone è chiamato ad approvare il regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videoripresa, in cui saranno definite le prescrizioni di utilizzo delle strumentazioni, i casi in cui le cam potranno essere attivate ed il metodo di salvataggio e conservazione dei dati raccolti. Il comune di Sala Consilina e il sindaco Francesco Cavallone, insieme al comandante Mollo, sono quindi al lavoro con nuovi investimenti in vista del potenziamento del personale a disposizione e per rendere il servizio di polizia locale sempre più efficace ed efficiente a tutela dell'intera comunità, oltre che a tutela degli stessi agenti in servizio. Nuovi dispositivi che renderanno il comando vigili di Sala Consilina all'avanguardia ed innovativo rispetto a tutti i comuni salernitani. Ora la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. È ora di dare un bacio.
scelto, ma non farsi illusioni. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Adesso ci sono le previsioni del tempo e poi subito dopo l'informazione sportiva. In collaborazione con... Eureka, la tua estate. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva dopo aver scoperto nella prima parte della nostra informazione dettagli del piano predisposto dalla Questura che oggi ha confermato i 1000 posti in più ma anche consigliato di utilizzare la metropolitana, cresce l'attesa tra i tifosi. Contro una delle sue ex squadre il tecnico Granata Davide Nicola andrà a caccia della vittoria che garantirebbe la salvezza, la caccia a 3 punti avrà come teatro una Arechi pieno in ogni settore. Salerno e la Salernitana contano i giorni che li separano dal momento più atteso. I dati della prevendita sono solo la conferma di quanto sia attesa la partita di domenica. Nel pomeriggio di ieri, in poche ore, erano già stati staccati circa 7.000 tagliandi acquistati dagli aventi diritto alla prelazione. Considerando che gli abbonati sono circa 3.000, la Arechi è già stato riempito per un terzo della capienza disponibile. In serata i numeri saranno ancora più impressionanti e la prospettiva del tutto esaurito è sempre più concreta e domenica ci sarà anche una scenografia che promette altre emozioni. Del resto mai si era dubitato che ciò potesse accadere, tale e tanta la voglia di Salerno di essere al fianco della sua squadra in una partita che metterà in palio trepidazioni, sofferenze, amarezze ma anche speranze e soddisfazioni di cui si è alimentata questa annata per tanti versi irripetibile che ha segnato una fine ed un inizio in un momento ben preciso. Ora c'è in gioco la salvezza sul campo, dopo quella sul fronte societario arrivata sul gong a fine dicembre ed è questo il risultato che città e squadra vogliono centrare per coronare una rimonta che resterà negli annali. Manca l'acuto finale, l'ultimo scatto in avanti per mettere fuori gioco le speranze dei rivali e le paure che accompagnano vigilie così affilate. Il calore dello stadio di casa, la voglia di prendersi qualcosa per cui si è sudato tanto in questi mesi, la consapevolezza che una vittoria darebbe gioia ad una comunità che si identifica in maniera profonda con la maglia della squadra. Nicola e la squadra, come tutta la società, sanno bene che domenica sarà un vero e proprio appuntamento con la storia. La Salernitana ha scalato la classifica con gioia e leggerezza, facendo della fatica il suo pane quotidiano ed ora non deve avere fretta né paura di compiere l'ultimo passo. Domenica contro l'Udinese ci sarà una città intera a spingerla verso la grande impresa. E parliamo ora di pallamano. Il campionato di Serie A Beretta si chiude al secondo posto per la Iomi Salerno. Capitan Napoletano e compagna vengono infatti superate anche in gara 3 di finale scudetto dal Brixen con il risultato finale di 32-28. Ed ora il basket di nuovo in finale. La Virtus Arechi deve arrendersi in casa della Chienergia Rieti. Dopo la buona prova offerta all'esordio, la squadra di coach di Lorenzo fa anche meglio in gara 2, ma sfortunatamente non basta per riportare in equilibrio la serie che dunque si fa complicata ma non impossibile venerdì sera alle 20:30 gara 3 al Pala Longo. Ed è tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.
Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.